statistica pubblica è finanziata dalla fiscalità generale. Questo non è casuale. È finanziata così perché è in favore dei cittadini e in favore delle opposizioni, tentando di colmare la asimmetria informativa che i governi hanno a loro favore, che gli esecutivi hanno a loro favore. Quindi è importante che ci sia la statistica pubblica, perché serve a rendere i cittadini più compiuti tutti quanti noi. Serve a farci capire come va il paese, serve a farci capire come il nostro paese sia nel contesto internazionale. Essere cittadini significa anche saper destreggiarsi fra le statistiche. La statistica pubblica ha un grande compito, ha un compito importante, deve essere indipendente, deve essere possibilmente finanziata a valere su una percentuale del PIL, in modo tale che non sia soggetta di volta in volta alle, diciamo così, bizzarrie di chi deve apprestare il finanziamento perché funzioni. La statistica pubblica quindi va valorizzata, possibilmente va messa in Costituzione, come da molto tempo si richiede, perché la statistica pubblica è una magistratura del dato. Si sta svolgendo una riflessione che sembra tecnica, molto tecnica, e lo è anche, ma è una riflessione di cui non va sottovalutata la portata generale. Noi ci stiamo chiedendo che cos'è il progresso e se si possa definire progresso solo, anche se molto difficile, una situazione in cui il prodotto nazionale complessivo cresce. Ora, il prodotto nazionale complessivo cresce è cosa importante, ovviamente, ma ci sono altre cose che contano nel modo in cui noi viviamo, contano nella qualità della nostra vita: l'ambiente, l'esaurimento delle risorse naturali, l'acqua, eventuali dissesti idrologici e così via. Allora noi dobbiamo non trascurare il PIL, che rimane fondamentale, ma affiancare alla misura del PIL anche la misura di queste, o la misura o l'introduzione, diciamo, di indicatori che siano capaci anche di misurare queste cose che accadono e che non c'entrano molto col PIL. La statistica pubblica, e sottolineo pubblica, è importante per il nostro paese, è importante perché ci aiuta a comprendere cosa succede in Italia e quali sono le informazioni necessarie per capire meglio il nostro paese, ma anche per capire cosa bisognerebbe fare per migliorare la condizione sociale, economica e culturale di questo paese. Quindi la statistica pubblica va sicuramente rafforzata, sviluppata e deve fare uno sforzo affinché si crei un collegamento, un canale di comunicazione con tutte quelle organizzazioni, istituzioni che fanno statistica, come la campagna Sbilanciamoci, e che danno dei dati importanti anche per il sistema statistico pubblico. Perché è importante la statistica? È importante per conoscere, e se non si conosce non si può scegliere, non si può valutare, non si può programmare, non si può fare bene politica, non si può partecipare alla politica, non si può svolgere il proprio ruolo di cittadini. Quindi importantissimo ruolo di istituti come l'Istat, che dalla congerie informe dei dati disponibili sempre di più trae informazioni utilizzabili. Oggi al convegno abbiamo convenuto sul fatto che altre informazioni serviranno per capire meglio e capire più in fondo come la nostra società e non soltanto la nostra economia si evolve, quali sono le cose importanti che poi alla fine non solo creano occasione di crescita economica ma anche di crescita della società e della democrazia di cui abbiamo tanto bisogno. La statistica è tra gli strumenti più importanti della società. I numeri sono fondamentali per contare e raccontare la nostra società, con una avvertenza però: ricordiamoci che dietro ogni statistica c'è sempre un punto di vista e non una verità assoluta. La statistica è utile perché comunque è usata, in quanto tale è utile, è usata da tutti in modo esplicito o implicito, ed è utile anche studiare meglio cos'è la statistica, prima ancora della statistica, perché sotto il cielo della statistica passa di tutto. La statistica è definita da molti la scienza dei numeri, ma i numeri sono utili se li sai interpretare, se sai che sono numeri e se non dai i numeri. Per cui la statistica pubblica è utile, necessaria, ma bisogna sempre interrogarsi A sul perché è utile e B sul cosa sia.